Consigliera Salsi ha presentato due interventi inizio seduta, il primo relativo ai pendolari e passante nord, il secondo ai disagi causati dalla neve. Prego. Li espongo tutti e due contemporaneamente? Allora, prima quello dei disabili espongo. Allora, 10 giorni fa ha nevicato e sappiamo purtroppo esserci stati innumerevoli disagi. Uno tra questi è la neve che non è stata rimossa e che stazionava sui parcheggi dei disabili. Infatti, a distanza di una settimana, diversi posti auto risultavano ancora completamente ingombri, poiché il piano neve, stando a quanto dichiarato dall'assessore Malagoli, il piano neve non prevede la rimozione della neve da questi posti. La risposta dell'assessore Malagoli al mio question time di venerdì, a fronte del disagio segnalato, è stata una semplice comunicazione dello stato di fatto. Non è prevista la rimozione. Punto. Senza nemmeno un mi dispiace per il disagio subito, un vedremo se è possibile farci dare una mano dagli assistenti civici, dalla protezione civile, nulla, o fare anche un appello ai cittadini per chiedere una mano a spalare la neve. Ora, io credo che ci sia stata una grandissima insensibilità nei confronti di questo problema e per farvi fronte per il prossimo futuro piano neve presento un ordine del giorno dove chiedo che venga inserita all'interno del piano neve la rimozione della stessa dai parcheggi riservati ai disabili e chiedo la trattazione immediata dell'ordine del giorno. Passante nord. Allora, spesso vengono utilizzati i numeri dei pendolari dell'Interland bolognese per giustificare la realizzazione del passante nord, ma guardiamo i numeri nel dettaglio e ringrazio il Comune di Bologna che li ha pubblicati sul suo sito. Sono 188.000 sblisga i bolognesi che ogni giorno escono dalla loro abitazione per andare in un luogo di studio o di lavoro. Il 97% di questi rimane comunque all'interno dell'area metropolitana. Altrettanti, 95.000, sono quelli che vengono invece da fuori per lavorare a Bologna. La domanda è: a questi pendolari serve il passante nord? No, non serve. A questi pendolari non serve il passante nord. Il passante serve a chi non deve venire a Bologna e non serve a chi parte da Bologna. Potrebbe invece servire ad esempio a chi viene da Milano e deve andare a Rimini e per non percorrere l'autostrada accanto alla tangenziale temendo imbottigliamenti decide di percorrere i 20 km in più del passante. Questo traffico autostrada stima che sia solo il 12% dei veicoli leggeri e il 6% dei veicoli pesanti, dei camion. Quindi ai pendolari che si muovono da Casalecchio, Zola, San Lazzaro, Calderara, Castelnaso, Granarolo, Castelmaggiore e che da Bologna vanno verso queste località, a che cosa serve? Ce lo dicevano i sindaci dei comuni dell'Interland già nel lontano 2003. Occorre un intervento sui problemi irrisolti della viabilità locale. Esistono progetti che riguardano reti viarie indispensabili per allontanare il traffico su gomma di merci e persone dai nostri maggiori centri urbani e per rendere scorrevole questa circolazione. Queste opere sono la nuova Galliera, l'asse lungo Savena, l'intermedia di pianura e la trasversale di pianura. Si tratta quindi di completare l'assetto stradale in modo da scaricare i traffici che attualmente gravano sulla viabilità di questi comuni. A me sembra che dopo 12 anni queste opere viarie siano ancora abbastanza al palo. E sempre, cosa serve ai pendolari? Continuavano a dircelo i sindaci sempre nel 2003. Serve un potenziamento del trasporto pubblico su gomma in quei comuni e serve garantire il completamento dei lavori del servizio ferroviario metropolitano assicurando concretamente un rapido raggiungimento di alti livelli funzionali e anche qui mi sembra che dopo 12 anni abbiamo ottenuto dei risultati abbastanza scarsi se misurati alla lunghezza del tempo trascorso. Infatti alcune fermate sono ancora un miraggio, sono solo disegnate sulla carta e altre linee non sono nemmeno state presentate, progettate, come quella ad esempio che potrebbe arrivare fino al CAB dove ci sarà Fico, passando quindi anche per la fiera. Tra l'altro, sempre parlando di Fico, è lo stesso comune di Bologna che afferma e conferma che il parcheggio Michelino sarà al servizio di Fico, giusto per recuperare, come dire, un po' di utili che sono in perdita. E il passante, quindi, in tutto questo, a cosa serve? A nulla. Ma che cosa ci si è inventati pur di
far andare gli automobilisti sul passante? Un sovrappedaggio. E chi lo pagherà questo sovrappedaggio? Lo pagherà chi da Milano vuole andare a Rimini passando per Bologna, e qua ci siamo, ma lo pagheranno anche i pendolari che arrivano dall'autostrada e che hanno necessità di uscire a Bologna. Per rendere più snello il traffico in tangenziale, cosa ci hanno raccontato? La famosa banalizzazione, ma questa banalizzazione non esiste. L'autostrada rimarrà al centro con le sue due corsie, la tangenziale sarà ai lati con le sue due corsie, e ci siamo inventati dei bypass. Ma cosa sono questi bypass? Sono dei meri cambi di carreggiata, esattamente come quando ci sono i lavori in corso. Quindi noi non ci saranno dei birilli, ma per risolvere il problema dell'imbottigliamento in tangenziale a Bologna costruiamo dei cambi di carreggiata come se ci fosse un perenne cantiere sulla nostra tangenziale alla stregua della Salerno-Reggio Calabria.